qui al film per presentare un progetto tutto italiano, che ha deciso di seguire, ma ha una storia, per cui questa storia che ci racconterà adesso in questa intervista ha un peso, e per cui questa scelta per noi ha ancora più valore, no? Il fatto di aver deciso di scegliere di seguire una produzione italiana che poi noi presenteremo. Però c'è tutta una storia che vogliamo... Posso dire una cosa prima di lasciare la parola a lui? Mentre andava Space Oddity e ognuno di noi si perdeva nel proprio universo personale, che è l'universo che David Bowie ci ha dato, io guardavo Paul Buckmaster, che aveva lo sguardo perso, e come dire, ho visto che in qualche modo ripercorreva quello che era stata quell'esperienza, e allora quegli occhi persi nel vuoto mi hanno fatto pensare che lui forse in quel momento stava rivedendo quell'esperienza, e avrei pagato oro per vedere quello che lui aveva visto. E quindi volevo che, insomma, ci raccontasse un po' quegli occhi che cosa avevano visto per quella registrazione lì che è rimasta nella storia. È difficile dirlo in parole. È difficile, sì. Mi ricordo del tempo che ho passato, dei tempi che ho passato con David. Come più vicino. Mi ricordo dei tempi che ho passato con David durante questo periodo, anche dopo. Ma abbiamo passato molto tempo insieme, essendo tifosi della fantascienza, dei grandi scrittori della fantascienza degli anni 50, Arthur C. Clarke, Robert Heinlein, Isaac Asimov, eccetera, eccetera, tutti quei grandi, grandi scrittori. Parlavamo di questi libri, parlavamo di cinema che si potrebbe fare, il proverbiale film di fantascienza perfetto che poi è stato fatto da Kubrick e Arthur C. Clarke, 2001, Odissea dello spazio, che è davvero un capolavoro ed è forse l'unico vero film di fantascienza che c'è fino a questo giorno. Tutti gli altri sono mostri o space opera frullato di frutta, insomma, non è la mia opinione, ma molto tempo passato con David, divertentissimo, ci siamo trovati con molta amicizia, molta simpatia dall'inizio, facendo il disco è stata una cosa bellissima per me, per lui, per tutti quelli che stavano, il produttore Gus Dudgeon, più grande produttore con cui ho mai lavorato fino a questo tempo. Così? Sì. Non so che altro sì, dire. Esatto. Grazie. Avevo confuso le date perché era stato rifatto, no? Il video, mi sembra che il video era stato poi rifatto. Non so niente, disco è del 69, naturalmente se pensiamo che negli anni 60 erano usciti proprio di dischi più rivoluzionari, no? Anche dai Beatles 65, cioè, quindi stiamo parlando di un periodo veramente straordinario che aveva prodotto anche una grande cinematografia insuperata, in effetti, questo era un po' il senso. Qui abbiamo una porta che si è aperta, che ci fischia. Attenzione. Abbiamo due problemi. Allora, sicuramente Piero è quello. Questo è spento. È spento, okay. Questo è spento. Ok, la porta è stato risolto. Allora, io perché ha un senso la storia di cui parla Paul, ricorrerà anche all'interno del film, perché quegli anni, anche il decennio successivo, sta ritornando in termini di intenzione nel produrre musica, nel rilavorare sulla produzione, sugli arrangiamenti, e non è un caso che Paul sia qui anche al film per questa ragione, perché quel periodo rappresenta proprio un modo di intendere la produzione della musica legato anche a tutte le forme dell'arte, altre eccetera, che aveva un'intenzione sua molto particolare, che probabilmente anche quella che poi ti ha portato a lavorare sui primi dischi di Elton John e poi tutto il resto di quel periodo. Miles Davis più importante della mia vita, anche. Gli artisti più importanti per me con cui ho collaborato è Miles Davis, Tomo Yamashita, poi David, poi Elton. Esatto. Prima di tutto Miles, poi Tomo Yamashita. Stiamo parlando di artisti che avevano una grande creatività, ma una grande rigorosità nelle proprie scelte musicali, o sbaglio? Una grande rigorosità, cioè una progettualità molto precisa e un obiettivo da raggiungere molto preciso, pur nella creatività, nella improvvisazione, eccetera. Sì, ma
parlando di Miles Davis c'è sempre il fatto dell'improvvisazione, ma è sempre nell'ambito di strutturizzazione della musica, quindi c'è qualche cosa che ha in comune con la musica classica, insomma, dalla quale, dall'universo che vengo io, sì, della musica classica. Della musica classica, da quando ero così, e porto con me quella disciplina, quella rigorosità, come dici, che informa tutto quello che faccio. Che è quello che ha rappresentato la tua qualità richiesta da questi artisti in quel momento. Nel momento in cui si doveva fare l'arrangiamento, l'orchestrazione, sì, bisognava dare una struttura, anche perché se banalmente noi suoniamo con la chitarra e cantiamo le canzoni di David Bowie di quel periodo, comunque anche certi passaggi armonici hanno anche una ricchezza, forse quelli dipendono anche da te in qualche caso. Infatti. Cioè probabilmente sono partiti due accordi e poi alcune evoluzioni anche d'arrangiamento, l'orchestrazione hanno condotto a delle variazioni, alterazioni degli accordi di partenza che hanno dato a questi pezzi una caratteristica veramente diversa. Confermi? Sì, è vero. Con Miles Davis lei ha anche suonato, no? Non solo con Miles Davis, lei ha anche suonato. Ho arrangiato, composto e ho anche suonato. Su... Il violoncello. Sì, violoncello elettrico, sì. Violoncello elettrico. Sì. Beh, molto particolare anche nella produzione. Poi è un po' va sparendo nel messaggio, perché on the corner avevamo 15-16 musicisti, molta gente in studio, è una tessitura molto denso di molti molti suoni, poi partendo da Bitches Brew, che è forse il disco più grande mai fatto in assoluto, forse. Bitches Brew. Yeah, Bitches Brew è cosa sbalordente. Miles Davis lavorava proprio così, per accumulazioni. Yes. Ed era un insieme, un ensemble molto grande, due batterie, due bassi, due piano elettrici, chitarra elettrica, basso clarinetto, soprano sax, Miles alla tromba, percussione. Era molto ricco e vario. Due percussionisti. Era difficile scrivere anche le parti e farle interagire su una ideale partitura generale. No, ma perché poi Miles è il grande maestro che ha una qualità che... quando ci sono i musicisti insieme, o in studio, o in palcoscenico, o in concerto, crea una specie di legamento tra i musicisti che tutti abbiamo come musicisti, ma lui l'ha portato su un livello ancora trascendentale. È il band leader per eccellenza, perché solo la presenza, poi bastava che suonava una nota, basta, tutto il resto era... Tieni, un po' più vicino, scusami. Sì, scusami. Se no non sento. No. Bastava che lui suonasse una non sono abituato al microfono. Certo. Bastava che lui suonasse una nota e tutti avevano l'idea già di dove sì, andare. Sì, esatto. Sì, sì, sì. Era una cosa straordinaria. Io volevo chiederti se, visto che ti abbiamo qui al film con un ensemble, tra l'altro dal vivo con un'orchestra e un progetto, se ritrovi in questi anni qualcosa che sta tornando di quel periodo o sbaglio, cioè in qualche modo nel percorso che tu hai fatto negli anni, di cui casomai ci puoi indicare degli step ci che sono, per te sono importanti? Sono, oggi ci sono degli artisti, c'è sempre stato così, c'è stato un periodo dove l'età d'oro, è sempre un'età d'oro, dipende da come uno lo vede, l'atteggiamento personale che si deve avere per essere creativi, insomma. Ti posso dare adesso due esempi di grandezza pazzesca, Snarky Puppy, sì, e Jacob Collier. Yeah. Il polistrumentista che ha avuto un successo, è riconosciuto dai grandi jazzisti come un fenomeno degli ultimi anni. È un genio, londinese. Jacob Collier e poi Snarky Puppy, favoloso come insieme. Ci sono altri dischi che tra l'altro entrambi, scusate se lo cito ma devo farlo, entrambi hanno partecipato all'edizione di Locus Festival di quest'anno di Locorotondo, sono stati invitati entrambi dal Locus Festival in Italia,
per dire che è un, tra l'altro un festival molto avanti, sì, sia da Pappy che Jacob Collier. E Jacob Collier, fantastic. E altri, ci sono altri bravissimi. Ma vorrei arrivare alla ragione che sto qui questi giorni. Quando sono diventato un membro di Facebook, ho fatto delle amicizie, tra le quali era con il mio principale collaboratore per questo progetto, Massimo Pellegrini. Che invitiamo sul palco a questo punto, direi, così parliamo anche con loro. Prego, non vai pure avanti. Forse. Allora abbiamo scambiato comunicazione e per raccorciare la storia siamo arrivati che Massimo, che è qui, benvenuto. Max Pellegrini e Andrea Manfrini, il co-compositore, siamo tutti co-compositori. E poi molto tristemente c'era un quarto che poi è passato un mese fa, Antonello Sanna, che era, faceva parte di questo insieme. Adesso siamo solo noi tre. Come ho detto, per raccorciare la storia, alla fine poi ho chiesto a Max di mandare qualche cosa che ha fatto. Ha avuto un successo con una canzone che è prodotto molto bene, che si chiama Giorni Pesanti, cantato da Giuliana Danzè, che l'ha scritto lui, bravissimo. Quando l'ho sentito, fammi sentire delle altre cose, e ha detto potremmo forse collaborare. E così è nato il gruppo adesso che si chiama Max and Friends, che siamo noi. E siete voi siete gli amici. Noi siamo gli amici con Max. Ma siamo Max. Tutti gli amici. Esatto. E allora ho cominciato e sono, come si dice, I am credited with being the co-writer. Sono accreditato, okay, come coautore, non solo semplicemente un arrangiatore. In questo caso ho cambiato gli accordi, ho scritto altre sezioni per le canzoni, ho cambiato la struttura armonica, senza mai... No, Mott non ho mai lavorato con Mott, non mi ricordo di mai aver lavorato con Mott. Ho lavorato su Mott? Non mi ricordo. Vedete, ma tra il pubblico c'è qualcuno che mostra due dischi in cui dichiara che di aver collaborato in uno solo. Paul è accreditato. Mott e Upol e l'altro? Macbeth. Roman Polanski's Macbeth. Ah, sì. Ecco, perché poi c'è stata anche questa esperienza delle musiche, delle colonne sonore. Sì, ho lavorato molto in questo campo, anche come compositore di musica per film. Però tornando a Max and Friends, dicevamo... Ritorniamo alla ragione per cui sto qui. Quindi ho cominciato a fare questi arrangiamenti, cominciando circa aprile, e siamo arrivati adesso con 7-8 canzoni, delle quali faremo 5 oggi. Con me e tre, solo loro due. Volevamo fare una dodicina, una quindicina, ma il tempo non c'è stato per farlo perché ho impegni da dovunque, cioè in altri posti. Sì, sì. È difficile trovare il tempo qualche volta, in questo caso. Quindi abbiamo una piccola sezione d'archi, un quartetto, una piccola sezione ritmica, solo basso batteria, insieme con Max e Andrea, che canta, suona la chitarra pure, e faremo un concerto qui oggi. E così, non so che altro aggiungere. No, adesso passo il microfono. Posso dire che ci sono delle canzoni che abbiamo fatto che sono i testi tuoi o sono i testi di Andrea oppure di altri due autori? Ci sono altri autori di testi di Antonello che non ce l'abbiamo, sì, più. Sì, ci sono delle canzoni bellissime che è stato un piacere e un onore per me aggiungere il mio tocco.
Questa è la versione di Paul Buchmaster. Qual è la versione di Max invece? Sostanzialmente è la stessa. Però mi interessava sapere come era nata da voi l'idea invece di contattare Paul. Com'è nata? Nata da sola. Conoscevo Andrea da svariati anni. Conoscevo Antonello. Qual era l'esperienza da cui venivate? L'esperienza da cui venivamo, dunque, Andrea aveva pubblicato un CD nel 2013, che ha riscosso un buon successo, Maghi, Stregoni e Naviganti, e ci conoscevamo, eravamo già amici, eccetera. Io avevo pubblicato quella canzone di cui ha Giorni parlato, Pesanti. Esatto, che ha parlato Paul, e ci siamo ritrovati, io, Andrea e Antonello Sanna, a scrivere una canzone titolata Dove c'è amore, che presenteremo oggi. Antonello mi mandò il demo di questa canzone, lo fece ascoltare a Paul e da lì è nato il progetto. Insomma, poi all'averlo contattato, poi è nata sostanzialmente questa alchimia, no? che vedremo un po' in scena sul main stage. Volevo fare delle domande un po' più specificatamente musicali, cioè questo progetto in che direzione va? Dal punto di vista strettamente musicale, vogliamo dire, non di genere, ma la direzione è in qualche modo, se la potete descrivere, poi ovviamente la sentiremo, ma qualcosa che riguarda proprio la scelta in questo momento con Paul, in quale direzione andare? È una cosa spontanea, naturalmente, oppure, come dire, c'è un'idea che volete raccontare? Io vorrei usare le parole che ha usato Paul ieri sera, se non mi sbaglio, parlando del pop e della banalizzazione che spesso vi è stata nel pop. Il nostro è pop fondamentalmente come musica, però il pop può essere fatto anche con scelte armoniche, con una profondità di testi, con la volontà di fare qualcosa di veramente bello e importante. Poi a volte ci si riesce, a volte no, questo è un altro discorso. E la collaborazione con Paul in questo è fondamentale, perché fondamentalmente di fatto esistono due tipologie di arrangiatori. Ci sono gli arrangiatori che fanno delle cose armonicamente corrette, ok? Cos'è? Secondo me è quel microfono, però, perché ti passo questo qua. Io credo che stiano armeggiando pericolosamente coi cavi dietro. Ci sono due maniere, dicevo, di arrangiare. Una che è quella standard, armonicamente corretta, che va bene un po' per tutto, da fare una pubblicità al videogioco, alla canzoncina pop, magari anche di successo. E poi c'è una maniera di arrangiare che è una maniera creativa, che è la maniera di prendere un pezzo, riuscire a creare tutte le linee melodiche, armoniche, in maniera tale da esaltarlo ancora di più e da riuscire a tirare fuori quello che a volte neanche chi l'ha scritto sapeva che fosse dentro. Diciamo che la produzione italiana mainstream non agevola di solito questo tipo di lavoro, no? Di un arricchimento, raffinatezza negli arrangiamenti. Sì, questo è. E è stato proprio fondamentale, proprio l'inizio, secondo me, proprio con questa canzone Dove c'è amore, che quando arrivò questa canzone di Antonello era di una profondità, di una semplicità e di una profondità unica. I grandi poeti di questo mondo, a partire da Saffo, riuscivano a dire quello che gli altri vorrebbero dire con le parole che tutti usano, ma in una maniera in cui gli altri non riescano a dirlo. Direi con questa chiusura vi invitiamo, perché abbiamo anche due appuntamenti da ricordare, sì. Non solo sul main stage con l'esibizione dell'orchestra Max and Friends, ma ci rivediamo a Casa Film più tardi per continuare a fare una chiacchierata sul vostro progetto. A questo punto, prima di congedarvi, invito a salire sul palco Verdiano Vera, che vuole, come dire, vuole dare un riconoscimento a Paul Buchmaster per la sua opera, e quindi, insomma, adesso c'è un momento di premiazione. Prego.
direttore del film Verdi a Novera, Miss Musica Valentina. Mettiti in quanto. Vogliamo consegnare il Film Award a Paul Buckmaster per essere venuto qua. È un artista per noi importantissimo, grazie davvero. Ha fatto un viaggio per essere qua oggi, presente insieme a noi, e noi ti siamo grati, davvero, grazie mille. Sono molto onorato, è una sorpresa per me, una cosa non me l'aspettavo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, grazie mille. 17:15 ci rivediamo con Max and Friends, facciamo una chiacchierata, insomma, approfondiamo altri aspetti. Grazie ancora.